La scala, se possiamo inquadrarlo, guardatelo qui, ecco Marcello che arriva con la scala, felice come un bambino. La sigla, forza, la sigla. Ed ecco che dai, adesso si comincia. Gli amici di Siena, gli amici del Cagliari, tutti cominciamo amici. La solita roba monotona e noiosa. Io dico, ma facciamo, ma a casa piace questa roba qua? Certo, piace molto. Non solo, non solo devi prendere in corsa, ma se non vi piace, potete andare a fare. Io vedo, a casa piace ai grandi e ai piccini, agli uomini, alle donne, ai ragazzi e alle nonne. Perché? Tra questi, perché è una classifica ragionata quella che ci dice Marcello. Chirico, sarebbe troppo facile partire dal primo e arrivare all'ultimo. Come abbiamo fatto? Tra i nostri ospiti oggi abbiamo due intellettuali. Sì, chi sono? Uno, Martinelli, lo guarda con aria distaccata. Uno con la cravatta del 1920. Addirittura si è addirittura scostato gli occhiali. L'altro, quando tu hai annunciato leggiamo la classifica, cosa fa? Ha tirato fuori i giornali. Buongiorno. E ha cominciato a me. Come tu sai? 10 minuti del mio tempo buttarli via. Prendo il giornale. Non è vero. Ho preso il giornale e si è messo a leggere. Non riesco a capire. Ma, perché osteggi? Senza farsi notare, con grande misura e educazione. Perché osteggi? Perché è invidioso. Osteggio? Questo è il tuo grande momento. Ma falla tu. Vieni qua e la leggi tu. Cioè non è che a me interessa. No, ma falla, se ti piace. A me non interessa proprio per prego, prego Marcello. No, hai ragione. C'è un pizzico di invidiuzza. Sì, da due settimane che poi arriva qualcuno e gli dice ho ragione. Sai perché? Ti dico, perché prima di venire in trasmissione ho incontrato il mio benzinaio. E il mio benzinaio ha detto, guardate, il pezzo più attraente di tutta la trasmissione. Te lo stai inventando. Giuro su Dio. Il pezzo più attraente di tutta la trasmissione è quando legge la classifica. Già come finisce? Chirico dice: fammi una cortesia, tu lo conosci, Chirico? E certo che lo conosco. Quando è sulla scala? Io lo giuro. No, mi fa, ma sei in confidenza con Chirico? E certo che sono in confidenza con Chirico. Mi fa, mi puoi fare una cortesia? E certo che ti faccio una cortesia. Quando lo vedi? Quando lo vedi gli tiri due schiaffi. Senti, ma tirameli questi due schiaffi. Se fai una cosa, tirameli. Guarda, così almeno fai conto, tirameli. Per il benzinaio, però. Poi una però vado io dal benzinaio e gli brucio la pompa. Ma per favore, ma scusa, Schirico, scusa. Allora, commuovi. Aspetta, siccome è ragionata. Invece arrivano un sacco di apprezzamenti. Scusa, Martinelli vuole chiedere. No, domanda seria, ma è ragionata la classifica o sono solo numeri? È ragionata? È ragionata. Allora quando vai in cima dovrai dire il punteggio reale della Juve al netto dei furti e degli errori. Se è ragionata la dirai, quindi mi aspetto una cosa. Martinelli dice leggi anche l'albo d'oro ragionato. Sì, l'anno scorso quando prendevi tutti i rigori farlocchi e io ti davo i punti. Guarda, che ti davano io se fossi in te l'avrei dovuto sempre dire che la Juve era in vantaggio di 10 punti rispetto a me, scorso, tutti i rigori dopo che quei 4 punti persi così. Ma Martinelli aggrapparti sempre a sto benedetto 30 centimetri che è un episodio. No, erano 80 centimetri. Perché c'è l'omero di Seedorf, il rigore dato a l'omero di come dato a Boateng col Chievo, ma una marea. Va bene, procediamo. Leonardo, se vuoi risparmiarti questi 5 minuti di noia, qua sta parlando Massimiliano Allegri. Se vuoi venire qua a ascoltare, non ti curar di l'orma, guarda allora, e passa. Una vai. Cosa, siccome ha ragione, su una cosa devo dare ragione, però, a Cristiano. Noi juventini, e lo vedete da questa trasmissione con i presenti, presenti al di là di Raimondi e di Enrico Menardo. Ti serve Marcello? Siete tutti, anche Ordine, che al di sopra. Però no, effettivamente noi non abbiamo amici. Quindi basta con le amicizie, non siamo amici di nessuno. Il Siena sta a 11 punti e chi se ne frega, te ne stai e te ne vai in Serie B. Il Genoa ne ha 12, continui a perdere e te ne vai in Serie B. Il Pescara ne ha 14, oggi ha vinto però, esatto. Pescara oggi ha vinto, hai fatto un passettino, ma se continuavi a non vincere parlo col Pescara, te ne vai in Serie B pure tu. Ma tu il non Palermo 14, il Siena a Bologna, pure voi due, se continuate a perdere. Marcello, Torino, i cuginastri. Marcello, se se ne vanno in B, mi fanno proprio una corte. Marcello, perdi ancora, perdi col Chievo che mi fa giocare. E anche tu che ne vai. Appena si tratta di ragionare. Sampdoria 17, dice Ferrara, almeno te aiuta la Sampdoria a non andare in B di nuovo. Ma chi se ne frega? Chievo 18 che oggi è risalito, ma anche lui sta in brutte acque e potrebbe anche lui retrocedere in sé. Ma scusa, ma quanta retrocessione!
in una side B, detta appunto side B, rischiano tutti la serie B. Io, al momento chi la rischia di meno sono quelli dell'Udinese. 19, ma il vento potrebbe cambiare anche per voi. Anche voi potreste andare per una volta in serie B. Quindi chiudiamo la side B. No, questa ve la dico, la leggo così proprio perché dice che noi abbiamo tutti amici, abbiamo amici di nessuno. Parma 20. Parma, insomma, però se entra in crisi Parma, Atalanta 21, se entra in crisi Parma cosa succede? Se entra in crisi Parma se ne retrocede in Serie B, vai in Serie B e retrocede in Serie B. Atalanta 21, anche voi siete molto abituati. Ma come la te hai ma sono abituati ora andare, ma se sei così amico dell'Atalanta, il Catania no, 22, sì, voi ambite il Catania deve avere 25 all'Europa League, ma anche voi volendo se andate male andate tu, però andiamo qui il Milan abituatissimo alla Serie B, perché nella sua storia ha già due belle Serie B e sarebbe dovuto venire in B con noi anche nel 2006, quindi sarebbe stata la terza Serie B, e quindi siete abituati, se vi va male andate in un posto che a voi molto costa. Roma 29, ieri ha fatto una gran goleata, ma Zeman è squadra che non, cioè non ti puoi mai fidare. Poi da dove arriva lui? L'anno scorso, dalla Serie B. Quindi la Roma, non ti puoi fidare. Oggi va bene, domani va male, domani va di nuovo male, poi va un pochettino bene, poi male. Però questa non è la quarta consecutiva. La posizione della Roma, non è la quarta solida. Consecutiva. Però la quarta consecutiva che vince. Quarta consecutiva. Sono già troppe. Sono già troppe per Zeman. Tra un po' poi abbiamo queste sono già zone più tranquille, però francamente a me della Lazio 29 me ne frega niente, perché tanto la guardo dall'alto. Sì. Fiorentina 29, bistecconi poi che con noi ce l'hanno da morire, quindi figurati, hanno perso ieri e noi godevamo. E noi godevamo delle quattro pere che vi infilavano ieri a Roma. Ma Roma, vinto la Roma di poi Zeman. Loro. Perché non parli di B anche quelli, per noi? Quelli barboni, barboni noiosi e prescritti come te, che stanno al terzo posto, ma stasera chissà se saranno... È una classifica cattiva. Al massimo... Basta col buonismo, cattiva. Questo è quello che ha voluto, lui ha voluto un cambiamento, lui. E allora mi sono spinto, così per una volta tanto ho fatto le cose completamente diverse. Buona. Loro, 31, i prescritti, nel caso stasera gli andasse male, rimarrebbero comunque lì, ancorati al terzo posto, ma sempre più lontani. Il Napoli a 33, come gli anni di Cristo, pure il numero che viene chiesto sempre dal dottore, staranno bene stasera, andranno ancora oltre, ma chi se ne frega, perché anche se dovessero vincere, caro direttore, chi se ne frega, per favore leggi, anche se vincono i napoletani, anche se dove vanno, perché noi vai sempre più in alto. Juventus! È la classifica cattiva che abbiamo visto di Marcello Chirico. Allora...